credo un po' per tutti nel mondo. Quindi grazie mille per ospitarmi e per essere anche tu da me, ecco, in questo scambio comunicativo veramente all'avanguardia. Quindi grazie a te che oggi sulle onde, diciamo, sulla visione di patrimonio antico italiano, porti le onde di radio ICN, questo rapporto tra radio e TV, che alla fine facciamo tutti lo stesso dovere, quello di comunicare, quello di intrattenimento e naturalmente quello di sperare di portare un po' di tranquillità anche nei periodi difficili come questo qua che stiamo affrontando adesso, quindi un lavoro che facciamo insieme. Mi permetto di salutare in modo particolare tutti i tuoi amici della TV, Mondovisione, dal mondo dell'audio, della radio, e questa fusione perfetta, anche se in un certo senso non dico che siamo competizione perché non lo siamo, ma siamo promozioni diverse, ecco, diciamo, siamo rappresentanze della stessa categoria, ma in modo diverso, diciamo. Assolutamente, io infatti, Tony, ovviamente tu sei per noi un esempio e ovviamente sei, come dire, sei in onda da tanto tempo, quindi sei un maestro e dovremmo tutti ascoltarti e dovremmo tutti seguirti. Soprattutto, Tony, in questo momento così, come dicevo poc'anzi, così difficile, è bello poi trovare una voce amica, una voce italiana lì a New York. Io, ecco, volevo chiederti proprio al volo com'è la situazione da quelle parti. Purtroppo è un momento questo molto difficile per tutti nel mondo. È bello vederti con questa maglia, perché noi ti vediamo con questa bella maglia col simbolo Italia, Grazie. proprio, Oggi, ecco. visto che Maestro hanno fermato il mondo del calcio in certo senso, io l'ho voluto un po' rappresentare con la nostra maglietta, una delle nostre magliette di radio ICN che rappresenta un po' questo mondo, ma come vedi c'è lo stemma d'Italia qui proprio nel fronte del mio petto, quindi è un po' il senso di cercare di stare quanto più bene possibile, stare uniti e naturalmente tenere presente la nostra responsabilità di questi giorni che tutti dobbiamo rispettare. Ringrazio te, ringrazio per le belle parole nei miei riguardi, addirittura maestro, sicuramente è di troppo, però gradisco tanto questo affetto, questo rispetto e soprattutto perché riguarda quello che facciamo, il lavoro che facciamo. Come lo stiamo affrontando? Anche noi, come tutti gli altri, penso, con serietà, con responsabilità, con collettività, con unità e soprattutto nell'impegno di fare le cose che ci dicono di fare, perché se non rispettiamo questo, allora non facciamo altro che dare ancora vita a questo orribile virus. Sì, anche qui stanno presentando misure drastiche, scuole chiuse, ci stanno indicando come ci dobbiamo muovere, in quali occasioni, se possiamo evitare, se si può lavorare da casa, cioè tutto è possibile per mettere un stato di fermo, in certo senso, senza creare panico, senza creare allerta, perché alla Bravo. fine è questo poi quello che vale. Per quanto riguarda il resto, anche qui diciamo che nel piccolo ci sono stati degli assalti ai supermercati, infatti diverse cose già non si trovano più, non so, per un motivo sparisce carta e tant'altro. Sicuramente a casa adesso abbiamo tutti dei distributori. Altro che delle situazioni normali, abbiamo riempito la casa chissà di quante cose e speriamo che naturalmente ritornerà questa così detta vita normale il più presto possibile, però nel frattempo anche qui tanta tensione, tanta allerta, preoccupazione sicuramente, ormai questo è a livello mondiale, dobbiamo fare tutto il possibile per evitare. Poi un'altra cosa che ci devo dire benissimo, Michael, è questa. Come uno dei nostri dottori questa mattina durante una diretta ha ben spiegato, dobbiamo tenere presente che ognuno di noi può essere un portatore di questo virus, Bravo. senza che a noi stessi ci fa niente. Questo è il malore di questo virus. Cioè, puoi essere un contenitore, lo puoi diffondere, puoi infettare altre persone che poi si ammalano, se non speriamo, rischiano addirittura la vita. Ecco perché quando sia importante essere distaccati, tenere le distanze, cercare di non partecipare in luoghi affollati, cioè ecco perché le regole sono fondamentali, perché ognuno di noi può essere un portatore di questo virus e sappiamo benissimo il devastante risultato che stiamo vedendo giorno per giorno
in modo particolare la nostra Italia, la nostra bella Italia, che si trova veramente in difficoltà enorme in questo momento, ma che ne verrà fuori più bella, più sana e più sicura di prima. Ma tutti noi insieme dobbiamo fare questa squadra di unità per amore, per rispetto e per vivere in un mondo migliore subito dopo questo maledetto virus. Assolutamente, Tony. Io ti ringrazio, ecco, questo collegamento che ecco, in questo momento da te è audio, da noi è video, quindi in questa unione cross-mediale, il bello di noi italiani è che riusciamo veramente a, come dire, a creare questa sintonia e ovviamente siamo tutti sulla stessa barca, il tuo messaggio, diciamo, le tue parole ci fanno capire com'è la situazione anche lì, quindi ecco, dobbiamo stare tutti attenti, ormai nessuno è immune, senza fare allarmismi, ma chiaramente cercando di usare quella prudenza che, come dice il proverbio, caro Tony, non è mai troppa. Eh sì, eh sì, eh sì, ed è la prima cosa da fare, soprattutto. Io non voglio che la scuola chiuda dopo che abbiamo avuto già un caso, due casi e quelle che sia. Io voglio che chiuda Bravo. prima che succede qualche cosa. Io lo sto dicendo questo già da giorni. Io non so cosa aspettano nel prendere le misure anche qui sulle scuole pubbliche. Lo so che è difficilissimo perché? Perché i genitori stanno dicendo: ma scusa, Tony, i bambini arrivano a casa, noi dobbiamo lavorare, ma come facciamo? Lo so, è difficilissimo, però qui stiamo parlando di una cosa orribile, cari amici miei, quindi dobbiamo valutare anche questo. Stiamo parlando della vita, non Vero. stiamo parlando di un giorno, due giorni, un mese o quello che sia, stiamo parlando della nostra esistenza che questo virus sta attaccando e lo stiamo vedendo, eh. Non è sicuramente a mettere da parte e per favore. Non fate i forti, i sicuri, i coraggiosi, non fate i sapienti, a me non mi fa niente, a quello no, non è così. Questo virus farà in un modo o un altro qualche cosa a tutti noi, anzi, affrontarlo Assolutamente sì. con quel sentimento, con quel rispetto, con quella cautela. Allora, con tutto questo, però, voglio parlare anche di qualche cosa di positivo, di bello, di divertente. Allora, cosa proponi ai tuoi amici? So che fai un programma meraviglioso ormai da anni, anche te, complimenti per questo appuntamento televisivo, Patrimonio Italiano TV, non è da poco, caro Mai. Assolutamente, guarda Tony, adesso siamo in onda H24, ovviamente non sempre live, ma con diversi appuntamenti. Noi raccontiamo feste italiane nel mondo, raccontiamo eventi, raccontiamo cultura. Per esempio, questa sera alle ore 20 italiane andrà in onda Italian Culture con un appuntamento con la direttrice dell'Istituto di Cultura di Dakar e poi con un autore italiano a Madrid. E domani alle 22 andrà in onda Italian Heritage, dove inserirò la registrazione che stiamo facendo in questo momento io e te, quindi la mostreremo live e chiaramente faremo un giro intorno al mondo con tanti ospiti, ad esempio dal Canada, dalla Spagna, per raccontare anche un po' l'attualità, ma per raccontare la vita italiana all'estero, diciamo in senso stretto. Ecco, i nostri ospiti italiani nel mondo ci racconteranno come si vive in una determinata città. Ripeto, è un momento un po' particolare, quindi toccheremo anche l'attualità, chiaramente. Però è un viaggio che facciamo e che iniziammo con te proprio 2 anni fa, quasi, perché con te facemmo Sì. proprio il Sì. primissimo collegamento. Tu in radio proprio su ICN, io ebbi l'onore di raccontare proprio la partenza di questo progetto che adesso compirà 2 anni. Quindi pensa come Sì, vola il tempo. ricordo benissimo quell'appuntamento meraviglioso quando avevi appena iniziato e quindi ecco perché ti faccio i complimenti perché è chiaro fare questo genere di lavoro e di rappresentare l'Italia fuori dall'Italia. In tutti i suoi sensi, la sua eccellenza è veramente una cosa molto importante e molto bella. E poi dare visione, dare rispetto, dare conoscenza e riconoscenza alle tantissime rappresentanze del mondo che si distinguono, che fanno un lavoro veramente straordinario attraverso diciamo, proprio il fatturato e di quello che rappresentano. Quindi complimenti, complimenti, che continui a crescere, ma soprattutto che continui a promuovere l'Italia, l'eccellenza italiana e non solo. Tutta l'Italia nella sua forma, nel mondo, attraverso il tuo patrimonio italiano TV.
Grazie mille Tony e mi auguro insomma di rivederti prestissimo e che quindi si riaprano un po' anche i viaggi e che si torni alla vita normale. Ovviamente quando sarà faremo una mega festa italiana che insomma poi manderemo anche in diretta perché ce lo meritiamo, è un momento difficilissimo ma ne sapremo venire fuori perché ci stiamo dimostrando. A parte qualche caso isolato, ma quello c'è sempre. Secondo me ci stiamo dimostrando veramente persone in gamba che insomma tengono gli uni agli altri. E come dire, è difficile parlare in questi giorni, perché. Stiamo dando, caro Mike, un grande esempio. Sì, Quest'Italia sta veramente dettando un grande esempio. Sta facendo una scuola incredibile, la stiamo facendo in modo cattivo, ma la stiamo proponendo al mondo intero, la scuola contro il male e la scuola della vita, quello che stiamo facendo in questo momento in Italia. Quindi Verissimo, assolutamente. grazie a te. Da dove sei? Dove sei in Io questo sono a momento? Roma in questo momento bloccato e non ci si può muovere, l'Italia è proprio chiusa in questo momento e sono a Roma e insomma, Bene, ma ti raccomando, Roma è Roma, senza esatto. Roma non si può stare. Tu lo sai benissimo che io a Roma ci vengo spesso, quindi non vedo l'ora di ritornare. Ci Esatto. dovevo essere 2 volte in questo mese a Roma, per dirti la verità, ben 2 volte, ma come ben sai sono state sospese tutte e 2 le volte, però se torna a Roma e come hai detto te faremo la festa più grande del mondo. Bravo, ti aspetto Sicuramente. con grande impazienza, Tony, veramente ti aspettiamo. Grazie. Grazie a te, da tutti noi di Radio SN, salutiamo tutti gli amici di Patrimonio Italiano TV, il nostro Michael J. Pilla, grandissimo personaggio, ma soprattutto il suo grande lavoro di quello di promuovere l'Italia fuori dall'Italia attraverso Patrimonio Italiano TV. Grazie mille a te e a tutti i radioascoltatori e insomma, dita incrociate e andiamo avanti. Forza, forza, forza. Ciao Tony, grazie. Grazie mille, andiamo avanti con la musica, con l'informazione, con la TV, con la radio, con l'Italia, tutti i giorni qui su ICN Radio con America Oggi. Sì, perché avanti bisogna andare. Si impara dal passato, si guarda indietro, ma si va avanti, cari amici miei.